Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà il video dove dilaterò il mio orecchio da una misura di 6 mm a 8 mm. Non passo a 7 perché penso che un millimetro sia veramente poco e non ne valga la pena di comprare dei dilatatori solamente per metterli una settimana. Ho questo da 6 da 2 settimane circa. Può sembrare poco, però io ce l'ho già avuto un anno. Quindi alla fine è già cicatrizzato bene, non sento più dolore. E ora proveremo a espanderlo, diciamo, a 8. Questo da 8. E non so quanto si possa vedere, comunque questa è la differenza tra i due. E sì, quindi cominciamo. Allora, prima cosa, siccome sono appena arrivati dalla posta, li ho presi su Crazy Factory, come sempre. Direi per prima cosa di disinfettarli, appunto. E ho preso questo qui, espansore, e poi ho preso questo tunnel, diciamo. Ho molta paura perché mi sembra veramente enorme, però non lo so, proviamo. E ora passo a provare a infilarlo. Fa malissimo, ho paura che mi si rompa l'orecchio. Comunque questo video lo sto facendo perché mi è stato richiesto. Quello da 6 ha fatto veramente molto meno male. Quindi lascio questo un po' su e poi vi dico come va. Lo lascio un po' così. Penso di avercela fatta. L'ho appena spinto, ho sentito tipo crack, cioè come se la pelle si stesse rompendo, non so come spiegare. E ora sta diventando molto rosso e mi fa veramente male, caldissimo. Oh, mi è passato oggi. Ora non so se provare a mettere questo o se tenere questo per un po'. Penso che lo lascio così per un po' e per un paio di giorni. Non riesco neanche a parlare, sento come se mi stessero pungendo con un ago. È caldissimo. Lo lascio così per un po' e poi fra un paio di giorni proverò a mettere questo. Allora, scusate per i capelli, è che li avevo raccolti fino a un secondo fa. Sono finalmente riuscita a mettere questo. E mi piace un sacco, cioè mi piace un sacco, mi piace tantissimo. È stato come pizzicarmi, tipo, non so, è una cosa strana. La sensazione di avere i dilatatori, e non è come un piercing che quando lo fai hai male e poi basta, finisce, al massimo è un po' di dolore quando lo tocchi, ma questo proprio brucia per ore e ore. A meno che voi non passiate da millimetro a millimetro. E niente, quindi questo era tutto per questo video. Fatemi come sempre sapere se volete l'aggiornamento anche a un centimetro. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao!